L'articolo 38 della nostra Costituzione, tra l'altro, dice così: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. E a assicurare questa tutela privilegiata per tutti i lavoratori italiani ci pensa l'INAIL. Qui abbiamo il sovrintendente medico generale dell'INAIL, Giuseppe Bonifaci. L'INAIL è l'ente preposto dal legislatore a tutelare i lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro o contraggano sul lavoro una patologia professionale, mettendo in campo tutte le prestazioni sia sanitarie che economiche previste per garantire all'infortunato sul lavoro una vita dignitosa e soprattutto per accompagnarlo in un iter che lo possa reinserire nell'attività lavorativa, se è possibile la stessa sulla quale ha subito il suo infortunio, o altrimenti in un'attività similare, con le cure se necessarie, con la riabilitazione laddove sia necessario recuperare delle funzioni perdute, fino alla valutazione delle capacità residue per reinserirlo al meglio nell'attività non solo lavorativa ma anche nell'ambiente familiare e sociale. Su tutto il territorio nazionale abbiamo circa 200 sedi, ciascuna con il personale sia amministrativo che sanitario per supportare al massimo il lavoratore che si trovi in queste condizioni di bisogno. E qui ci troviamo proprio in una delle tante sedi INAIL, il Centro Protesi di Roma. Ci ha raggiunto la responsabile sanitaria Giuseppina Citarella. Come siete organizzati per seguire questi pazienti che hanno subito degli incidenti così gravi? I pazienti che affluiscono qui arrivano con un carico di dolore, di ansie, di domande alle quali una sola figura professionale non è assolutamente in grado di rispondere, per cui il nostro modo di lavorare è assolutamente di lavorare in equipe, con medici, ingegneri, terapisti e tecnici ortopedici. E nel vostro lavoro ogni giorno entrate in contatto con tante storie, quindi abbiamo alcune. Cominciamo a conoscere Leandro? Leandro ha avuto un infortunio spostandosi sul lavoro, ha perso l'arto inferiore sinistro all'altezza della coscia, porta una protesi molto sofisticata con un ginocchio elettronico che gli permette un cammino estremamente funzionale, naturale. Per lui stiamo confezionando delle protesi da corsa, lui sta facendo tutto l'iter necessario per essere iscritto ai comitati paralimpici. Perciò faremo tutti il tifo per Leandro. Tutti quanti noi del Centro Protesi certamente. Poi c'è Francesco. Francesco ha subito un grave infortunio in un cantiere, gli è caduto un ponteggio addosso, ha perso entrambi gli arti inferiori a livello del ginocchio, anche lui indossa delle protesi molto sofisticate con caviglie elettroniche e anzi il primo paziente in Italia che ha questo tipo di applicazione tecnica su entrambe le protesi. Poi abbiamo il nostro Giuseppe, come potete vedere ha perso entrambi gli arti superiori per una folgorazione su un cantiere edile naturalmente, ma grazie alle due protesi, una puramente estetica e l'altra funzionale, si veste, mangia, guida la macchina, usa il computer, quindi un'autonomia funzionale normale. Poi c'è Alessandro. Ha subito un infortunio mentre si spostava per motivi di lavoro, ha perso l'arto inferiore destro a livello della gamba, quindi sotto al ginocchio, e porta anche qui un piede particolare, restituzione di energia, che lo aiuta anche lui nei suoi spostamenti, una deambulazione più possibile funzionale e normale, tra virgolette. Questo credo che siano delle conquiste fantastiche per chi ha subito degli incidenti così gravi. Di che cosa c'è bisogno ancora per migliorare? La possibilità vera, concreta, senza forse di poter ricominciare a lavorare. Ci sta una legislazione, ci sono dei fondi, l'INAIL fa i progetti, ma non basta, bisogna fare di più, bisogna che veramente tutti possano tornare a lavorare. E secondo lei, Bonifaci, di che cosa c'è bisogno per migliorarsi? C'è bisogno di un coordinamento unico che metta insieme tutte le competenze attualmente disperse su tanti enti, tanti soggetti istituzionali. Bene, mi sembra un ottimo proposito per concludere questa giornata dedicata al lavoro. Perciò buon 1° maggio a tutti. Grazie. Grazie a nostra Olivia Zariti. Come abbiamo visto, la tecnologia e la ricerca sono molto importanti per dare speranza alle persone, ma come diceva Masi prima, beh certo non dovremmo arrivarci
a questi punti. Professor Masi, allora cerchiamo di capire meglio la legge che regola tutta la materia in discussione e poi ci dica anche che cosa fa il suo comitato per far rispettare la legge. Prego. La norma che disciplina la materia è il decreto legislativo 81, di recente emanazione, entrata in vigore il 15 maggio dello scorso anno. È un importante provvedimento perché valorizza proprio questo coordinamento dei vari enti che fanno prevenzione, le regioni, il Ministero del Lavoro e della Salute, l'INAIL, l'INPS, sono tutti soggetti preposti alla vigilanza e controllo, ma anche a iniziative di promozione e di facilitazione del mondo del lavoro. Purtroppo il nostro mondo del lavoro, specialmente nel nostro paese, è caratterizzato da una certa frammentazione produttiva. Lo ricordo, il decreto 81, il cosiddetto testo unico, ha modificato radicalmente il vecchio 626, la norma precedente. Ha accentuato l'attenzione non tanto al lavoratore dipendente, ma alla tutela del lavoro, a prescindere dal contratto. Questo perché coglie un aspetto molto importante, il fenomeno di rischi di nicchia collegati per esempio ai giovani lavoratori a contratto a tempo determinato. In certi comparti, lo ricordo, l'agricoltura spesso sono lavoratori avventizi e stagionali. E c'è un punto molto importante del decreto 81 che mi sembra di sottolineare, portare la cultura della sicurezza a scuola. Ecco, appunto, a scuola. Però intanto, Santilli, sentivamo prima nel servizio di Via Azzariti l'esigenza di reintegrare i lavoratori sportivi e la richiesta che veniva fuori, fare di più. Allora, è stato accennato una cosa epocale, forse a molti è sfuggita. Anni fa, di fronte a una disabilità da infortunio lavorativo, quello che si pensava, sia come Stato che come cittadino, assegnare una buona pensione di invalidità e lasciare questa persona a casa. Quella frase che è stata detta fondamentale nel filmato, reinserire il lavoratore, è una rivoluzione prima di tutto mentale, culturale, sociale e anche sanitaria, perché oggi non pensiamo più che un amputato debba rimanere a casa tutta la vita, perché con quella protesi eccezionalmente perfetta da un punto di vista tecnologico lui può rientrare a lavorare e fare lavori di alta anche professionalità. Quindi questo è il nostro lavoro, il lavoro del riabilitatore insieme ai tecnici dell'INAIL. Chi lo fa? Soprattutto una disciplina riabilitativa che si chiama terapia occupazionale, in alcuni stati europei ergoterapia, ovvero riaddestrare all'autonomia, alla funzionalità lavorativa e sociale la persona che ha subito una disabilità.